A Torino un convegno dedicato al tema della riqualificazione globale dei condomini se ne occupa Econdominio. Qual è la vostra missione? Econdominio è una ESCO dedicata alla promozione e realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica dei condomini esistenti. Parliamo di condomini centralizzati. L'obiettivo di questo convegno? L'obiettivo di questo convegno è informare gli amministratori condominiali, che sono i principali interlocutori quando si parla di condomini, sulle reali soluzioni oggi percorribili per riqualificare un condominio anche degli anni 50, 60, 70 in termini strutturali, energetici e anche di sicurezza, in modo autoliquidante o sostenibile, comunque sostenibile per tutti i condomini. C'è gente che in tutta Torino vive in condizioni, in uno stabile pieno di indecoroso, con una pessima qualità dell'aria interna ed esterna, con pessime situazioni ambientali di comfort, assenza totale di comfort, non ha il caldo che vuole, non ha il fresco che vuole. Da oggi si può. Sono almeno 30 anni che la gente continua a rimandare, perché per mettere a posto questa situazione ci vogliono i soldi. Oggi ci sono le soluzioni. Uno, lo Stato ha messo le detrazioni al 75% per questi interventi, 75%. Poi bisogna trovare una banca che anticipi queste detrazioni in modo che il condomino non debba sborsare neanche un euro. In più c'è la garanzia del risparmio energetico finale. Questo è il contratto di rendimento energetico. Tutti installano tecnologie, noi garantiamo i risultati. Un appuntamento dedicato anche al tema riguardante i dati. Sì, allora noi facciamo la parte commerciale, io insieme ai colleghi Filippo Tudisco e Antonio Quagliato incontriamo l'amministratore e facciamo degli appuntamenti di raccolta dati. Tramite semplici dati che l'amministratore ha comunemente nel suo background, insomma, dei vari condomini, riusciamo ad analizzare il condominio e a coordinare tutta un'attività che porta poi al risultato di presentare in assemblea un progetto di efficientamento energetico del condominio, che va a risolvere sia la questione energetica delle spese di riscaldamento, sia tutta la parte strutturale, cioè riuscendo così ad affrontare tutti quei problemi che nel tempo si rimandano per una questione principalmente economica. I dati sono relativi agli interventi di abbattimento della CO2, cosa dicono e in che periodo sono stati raccolti? Allora, noi coordiniamo questa attività dal 2011 nel Comune di Torino, abbiamo già fatto un'analisi con un di diagnosi energetica di circa 800 condomini e siamo già arrivati in assemblea con 275 condomini. Le famiglie coinvolte in questo progetto sono state più di 10.000 e abbiamo ottenuto un risultato di risparmio energetico medio, chi più chi meno chiaramente, perché varia a seconda delle condizioni e delle caratteristiche dell'edificio stesso, di circa il 27% di risparmio energetico, che coincide più o meno con circa 10.000 euro l'anno di risparmio energetico a condominio. Poi chiaramente sale a seconda della tipologia del condominio, della quantità di famiglie e degli interventi che possono essere approcciati all'interno del condominio.